in ogni caso Azzeni non ha forzato, di conseguenza era inutile forzarla perché tanto Walter era troppo indietro e quindi non sarebbe partito mai. Flora ferma, Legnarello, Salmagno, forza, piano, piano, piano. Più là, salite, salite, Salmagno. Ribadisco il concetto espresso. È buona, è rimasto un po' intruppato il cavallo della Flora mentre Salmagno è uscito dalla prima posizione. Walter Pusceddu gira primo al primo giro, seguito da San Martino, Legnarello e la Flora. La prima curva per il cavallo Legnarello è stata drammatica, non l'ha presa bene, si è infilato adesso. E anche la seconda fa fatica a tenere lo steccato mentre San Magno sembrerebbe non avere grosse difficoltà. Sì, adesso Walter c'ha il cavallo in mano, seguito da San Martino, Legnarello, la Flora che chiude in ultima posizione. Le posizioni sembrano abbastanza cristallizzate, non vediamo dei grossi recuperi delle retrovie. Walter è sotto azione, secondo me. Sono quattro i giri di questa prima batteria, mentre saranno cinque nella finale. C'è l'attacco da portato da Legnarello a San Martino, si riavvicina leggermente la Flora, ma è ancora piuttosto indietro. Salmagno non sembra avere grosse difficoltà nel contenere il ritorno degli avversari. Inizia ora l'ultimo giro con Salmagno, San Martino, il tentativo Legnarello. Di Legnarello. Adesso sì, il cavallo e Legnarello non dimostra un cambio di passo. No, ma ormai i giochi sono fatti, le posizioni sono queste, San Magno davanti, seguito da San Martino, Legnarello e la Flora. Ormai direi che non c'è più quello nulla da fare. Dicevate, il gregario ha lasciato dietro il boss. Esatto. Termina quindi la prima batteria con San Magno che va ad aggiudicarsela davanti a San Martino, a sorpresa su Legnarello, che ha avuto grossissime difficoltà nella prima curva. Infatti ha pagato tutto lì, perché poi il cavallo ha reagito bene.